Giuseppe Magni, la sentenza di assoluzione per lei la fine di un incubo iniziato quando? Iniziato nel 2004, si è visto dagli atti, concretizzatosi nella perquisizione, nella seconda avuta nel 2007, e poi con tutte quelle vicende che ognuno ci ha scritto e ci ha detto e ci ha marciato come meglio voleva per tutti questi anni, scrivendo di tutto e di più. Finalmente un tribunale ha deciso che non esisteva niente, il fatto non sussiste, si erano inventati tutto. Certo che sono stati anni abbastanza difficili, che si è dovuto un po' subire di tutto. Premetto che ero talmente sicuro che, d'accordo col mio avvocato, un anno fa feci dichiarazioni pubbliche dove ho detto che avrei rinunciato all'eventuale prescrizione perché ormai stava quasi per andare in prescrizione questa ipotesi di reato. E soprattutto quello che mi fa male più di tutti è che tutto questo è arrivato da un esposto fatto dalla persona che era quella che probabilmente mi era più vicina e per la quale io ho fatto molto in tutti questi anni, che era l'allora ministro Castelli. Dice che è usuale, è abituale per lui fare queste cose, ma da quel che mi risulta, in 20 anni che lo conosco, è la prima volta che fa una cosa del genere, almeno su Lecco. Poi magari su Roma ne saranno capitate altre, ma che su Lecco, basandosi sulla semplice affermazione di una persona sulla cui rispettabilità ci sarebbe anche molto da dire, parlo dell'imprenditore Colombo, uno faccia un esposto alla procura, penso che sia il primo caso. Castelli pochi giorni fa ha detto di essere contento per la sua assoluzione. Che cosa replica questa sua affermazione? Ma guardi, Castelli è come quello che prima ti spara, poi non ti ha preso e dice sono contento di non averti preso. Adesso è una metafora, forse la prima che mi è venuta, però penso che ha fatto un certo qual modo per giustificare un qualcosa che io non so se condivida o non condivida, ma avrebbe fatto meglio, sarebbe stato da persona con una grande personalità se avesse avuto il coraggio perlomeno di fare le scuse e di dissociarsi dall'esposto che aveva fatto prima della sentenza e non dopo. Adesso che cosa farà Magni? Continuo a fare quello che ho sempre fatto, ho sempre avuto per fortuna il rispetto di buona parte della Lega, della zona di Lecco, soprattutto poi della mia zona, che non ho mai creduto a niente di questa vicenda come delle altre che furono archiviate per fortuna prima, e continuerò, resterò nella Lega e vedrò, spero che qualcuno abbia ancora bisogno del mio collegio dove si vede che se e chi aveva bisogno dell'altro. Io quando ho vinto ho sempre vinto con voti presi dalla gente mia. Lui quando ha vinto vinceva grazie alla mia di faccia, per cui, perché mi sta anche qui, troppe volte ho usato il termine millantatore, millantatore, non ho mai millantato niente. Io sono sempre andato avanti con i miei mezzi e con la mia faccia. Lui ha avuto bisogno della mia faccia per prendere i voti nella mia zona. Adesso, tranquillamente anche senza di me, pare che rimettano le preferenze, mi faccio tanti auguri. Nei confronti di Pietro Colombo? Nei confronti di Pietro Colombo, d'accordo con gli avvocati, sicuramente agirò per tutelarmi, anche perché se e quando ho lasciato perdere questo tipo di cose in altre vicende successe, qualcuno aveva anche un po' da ridire, non ha il coraggio di andare fino in fondo, no. Io qui il coraggio già l'ho dimostrato dicendo che rinunciavo alla prescrizione e qui andrò avanti perché penso, dopo un breve consulto, anche solo in sede civile, anche perché in sede penale pare che sia già sufficientemente compromesso, per cui non, quello che potrebbe eventualmente succedergli dalla vicenda mia non influirebbe per niente su di lui. In sede civile poi vedremo, ci vorranno altri anni, non so come andrà a finire, ma francamente non mi interessa neanche più di tanto questo aspetto. Ormai la vicenda è finita, boh, e questo è l'importante.